Lei è la figlia di uno sfollato che è venuto in queste strutture di via Balzarini. Oggi con il presidente della prima commissione di vigilanza è il punto della situazione. Cosa andate a chiedere? Allora, noi innanzitutto ringraziamo per la vostra presenza perché almeno non si spengono i riflettori su questa tragica, tra virgolette, barzelletta, perché noi chiediamo innanzitutto l'ascolto. Abbiamo chiesto per 4 anni che fossimo ascoltati perché volevamo delle risposte. Io mi sono scritta dei punti perché comunque i miei genitori, come altre persone qui che abitano qui, sono 40 anni che vivono nelle case popolari, non hanno mai dato problemi, sono stati cittadini modello. I miei genitori sono arrivati a 84 anni, hanno subito 3 traslochi e quindi noi vorremmo che adesso finisse questo scempio perché qui non ci sono le risposte, non ci sono le supposizioni giuste per viverci in questo condominio. Prima di tutto sono costi altissimi, seconda cosa, non abbiamo chiesto noi di essere mandati fuori di casa, ma un bel giorno si sono svegliati il 12 dicembre del 2016 e ci hanno mandato via di casa. I miei genitori sono dovuti andare via in 448 e quindi si sono ritrovati a sopportare per 8 anni, 2 legislature, 8 anni questo scempio. Noi adesso vogliamo delle risposte. Persone che sono state mandate via da qui, quando noi siamo ancora qui e noi abbiamo chiesto per tutti il trasferimento da queste case. Poi qualcuno, nonostante noi avessimo fatto richiesta, l'avvocato Sarchese è stato gentilmente, si è offerto di fare questa cosa anche gratuitamente per tutti quanti, però qualcuno è stato mandato via, non si sa come, quindi io anche qui sto a chiedere come mai queste persone sono state spostate ed altre no, in base a quali criteri. Visto e considerato che qui continuiamo a vivere in una situazione strana e invivibile, perché quest'estate sono stati senza il Aria raffreddamento, aria condizionata. condizionata, sono stati sotto il sole cocente, D'inverno al d'inverno freddo. al freddo, senza ascensore, L'ascensore mio non padre funziona. dorme con l'ossigeno, non ci sono i mezzi pubblici che arrivano fino a qua e quindi loro sono costretti a farsi salite e discese con dei problemi seri di salute, che non sto qui ad elencare. E in più, se non fosse, anzi, noi abbiamo cercato di sopportare appunto perché abbiamo aspettato, tutti quanti ci dicevano che prima o poi si sarebbe risolta la situazione, ma la situazione qui non si risolve. Non si Qui sono risolve. rimaste 7-8 famiglie. Sono rimaste in, sì, siamo rimasti in 7-8 famiglie e purtroppo ci sono cose che non vanno, cioè allagamenti, c'è stato con la pioggia del 23 luglio, si sono allagati i garage. E tra l'altro sono venuti anche i vigili del fuoco e noi chiediamo anche un verbale che non è mai stato visto. I vigili del fuoco hanno fatto un verbale, ma noi non sappiamo di questo verbale. L'avvocato ha richiesto e nessuno si fa sentire. Amministratore di L'amministratore di condominio. condominio assentissimo, proprio assentissimo. La dirigente dell'ATER è una persona, non lo so, non l'ho mai vista vis-à-vis perché la vorrei vedere, perché ci sono andata a parlare alle case popolari, non risponde nessuno. Siamo andati anche con il sindaco, nessuno risponde. E qui adesso forse metteranno dei convittori. Sì, addirittura si parla, si vocifera, non so se sia vero, mi auguro di no, che vengano i ragazzi che sono stati mandati via dal convitto nazionale. Non so in che condizioni vorranno, ma adesso per magia si stanno facendo le strade qui intorno, si sta facendo un po' di pulizia, tutto per magia avviene che questo grande debito dell'Ater con l'Enel venga saldato, non si sa, cioè io vorrei capirlo, io sto dicendo delle parole forti, io sto mettendo me stessa veramente in condizioni, cioè soprattutto i miei genitori, non tanto io, ma i miei poveri genitori che non hanno colpa in tutto E ciò ancora e ancora vivono. vivono qui. Loro hanno aspettato, anzi, vorrei che questa cosa si sapesse. Io ringrazio Pina Ciammericoni perché comunque ci è stata vicino, nonostante tutto. Non è una questione politica perché io con Pina la conosco da 40 anni perché anche lei ha vissuto nelle case popolari. E in più, tra l'altro, i miei genitori non hanno chiesto nulla a nessuno. 16 anni hanno atteso per avere una casa popolare nel 1980, quindi loro hanno fatto domanda di casa popolare nel 1970 o 68, 69. Noi siamo 3 figli di una famiglia di persone umili, come anche altre persone che abitano qui, e i miei genitori non hanno mai chiesto nulla a nessuno, hanno soltanto obbedito a quello che gli è stato chiesto senza dare fastidio. Cittadini modello che adesso sono
sono passati al ghetto. Al ghetto, questo è diventato un ghetto e io mi sono stufata del ghetto. Basta, io voglio i diritti come ce li hanno tutti. Sono diritti, non sono. Noi non chiediamo piaceri, noi chiediamo un diritto.